Goethe è affascinante soprattutto perché era molto semplice e sapeva mettersi in gioco vivendo insieme al popolo, non all'aristocrazia. E quindi lui veramente andava alla ricerca del vivere quotidiano, non dell'apparenza. Ripercorrere a piedi il viaggio di Wolfgang Goethe del 1786, passato alla storia grazie al suo racconto Viaggio in Italia. Dopo 231 anni, Vienna Cammarota è partita dalla Boemia ed ha seguito l'itinerario del grande scrittore tedesco, un percorso che fece conoscere l'Italia nel mondo e nascere l'epoca del Grand Tour. A 68 anni, in tuta, bastoncini da trekking e con uno zaino da 10 kg, ha percorso fino ad oggi oltre 1600 km, partendo il 28 agosto ed attraversando Baviera, Austria, le Alpi, il Trentino, il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria, l'Abruzzo ed il Lazio, sempre con il libro di Goethe in mano, a respirare il cammino. Fino alla tappa di Napoli, dove il tedesco poté godere dell'immenso patrimonio naturale, artistico e culturale della città. Napoli è un paradiso, dove ciascuno vive in una sorta d'ebbrezza obbliosa. Così è per me, non so riconoscermi, mi par d'essere un altro. Ieri pensavo, o eri matto prima oppure lo sei adesso. Devo dire, come ha detto Goethe, che si sente libero, e anch'io mi sono sentita libera. Io amo come lui sia le montagne che il mare, e quindi per me vedere Napoli, questa vivacità di Napoli, mi rallegra veramente. È una città della meraviglia, una città dove molto il dato umano della sua popolazione, dei suoi abitanti, è in grado anche di caratterizzare l'idea di una permanenza, l'idea del viaggiatore, no? Che attraversa, sì. Attraversa, viaggia, conosce, e il dato umano della città da questa spinta, da questo benessere, cioè tutti arrivano a Napoli e si sentono napoletani. Sì, è vero. Se nessun napoletano vuole andarsene dalla sua città, se i poeti locali celebrano in grandiose iperboli l'inganno di questi siti, non si può fargliene carico. Vi fossero anche due o tre Vesuvi nelle vicinanze. Qui non si riesce davvero a rimpiangere Roma, confrontata con questa grande apertura di cielo, la capitale del mondo nella bassura del Tevere appare come un vecchio convento in posizione sfavorevole. Oggi noi abbracciamo Vienna, questa donna e questa atleta straordinaria che ci regala un'emozione fortissima, l'emozione di un momento altissimo di storia, della cultura della nostra Europa e soprattutto della nostra città, in un viaggio che ha attraversato Napoli e che ha permesso di consegnare a tutti, anche non napoletani, questa forte emozione, cioè che Napoli è un'emozione, non è un momento di visita, Napoli è una città forse indescrivibile e quindi per questo va vissuta, va provata.